In questo video voglio spiegarvi quali sono le mie idee di investimento su Pokémon, soprattutto per i prodotti sigillati, vabbè, scusi, serio come quelli che veramente dicono queste cose. Comunque, appunto, ho fatto una live dove spiegavo un po' quello che penso sui prodotti sigillati a tema Pokémon e ci tenevo a consigliarvi qualcosa per guadagnare con Pokémon, quindi buona visione. Da investire nel sigillato è un suicidio. Ciao, ho venduto poco fa un inventario allenatore 2020 a 45 euro, fatto bene? Momento breve. Allora, una cosa che vi voglio dire a tutti, quelli che sono nelle mie live o che seguono i miei video, non parlatemi di investimenti di sigillato, veramente, una cosa che odio proprio. Volete investire i soldi? Fatelo con i bitcoin, cioè se proprio volete fare dei soldi sul lungo periodo, non fatelo con Pokémon, cioè veramente. O hai la visione che prendi i box di evoluzione etere, o io non ve lo consiglio proprio. Io, ripeto, sono molto sincero e non voglio dare false illusioni come fanno altri. A investire nel sigillato è un suicidio. Poi se volete farlo, sinceramente sono cazzi vostri. E più che altro discorsi come magari poteva salire robe così, ma di quanto sale? 10 euro, 20 euro? In quanto tempo? In 2 anni? Boh, non lo so. Sono cose che io da venditore non mi accollerei mai di fare. Però tipo dai miei video o da quello che cerco di trasmettere non mi pare di aver mai detto di tenere sigillato. Perché è inutile, secondo me. Secondo quello che è la mia esperienza, dato che è comunque il mio lavoro, penso di avere comunque un po' di voce in capitolo. Si dice così, non lo so. Penso di avere comunque un minimo di rilevanza in quello che dico. Se ci fate caso, molti vi dicono investite in questo, fate questo. Io non dico mai un cazzo, cioè io vi dico solo quello che faccio. Io dico, guarda, ho comprato queste carte e le ho rivendute a tot. Buono. Perché dici no sigillato? Alcuni box salgono di parecchio, anche in un annetto. Vai a trovarli quelli che salgono di parecchio. È un discorso che ti potrei smontare perché, allora, metti caso prendi evoluzione etere e lì è l'unico caso in cui dici merda sei stato un grande, hai investito nel sigillato, ma primo come fai a sapere che quel set lì sale di così tanto? Dovresti all'uscita, quindi a prezzo di retail, che casino qua, prenderne tanti di box, ma e con tanti intendo abbastanza da coprire un anno, cioè un anno di stipendi. Perché, cioè, cazzo, è facile dire fra un anno salgono, però cosa fai intanto che salgono con quei soldi? Sono fermi lì. Io con... Fai finta, prendiamo 10 evoluzioni etere, li paghi 1200? No, forse è un esempio un po' assurdo. No, guadagnerei comunque di più. Adesso quanto stanno? 700 euro l'uno, di più? Non lo so. Vabbè, comunque, io con gli stessi soldi, tipo con 1200, 1300, quello che è, reinvestendoli ogni mese, so che... ci faccio dei soldi e non stanno fermi. E qua stiamo parlando di investimenti dove tu non sai se ci rifarai i soldi. Quindi questo discorso su evoluzione etere ci sta a farlo. Però ci sono tutti gli altri box dopo. Quindi tu ogni volta che esce qualcosa devi comprare un botto di box per poi rivenderli dopo un anno. Certi non salgono di un cazzo. Oppure devi aspettare 5 anni. Ma sai quanto sono 5 anni? Cioè sono tanti. Non so. Io i miei soldi preferisco investirli in qualcosa di sicuro, sinceramente. Vuoi fare dei soldi in un anno, ma metti quegli stessi soldi lì in Bitcoin. Ti salgono, cioè, è matematico ormai. Oppure aspetta 2 o 3 anni, cioè, tanto. Devi star lì con l'ansia di dover vedere per forza sì, ho capito, però sono 151 dopo 8 mesi, i prezzi sono triplicati. Ma è un set su tutti quelli che sono usciti, capito? È facile parlare dopo. E questo vi voglio far capire. Se voi volete comprare sigillato così perché pensate che salga, fatelo, però io non lo faccio. È un rischio che non mi voglio prendere. Per farci cosa poi, ripeto, dopo 8 mesi i prezzi sono triplicati. Quanti box, non ci sono i box in 151, quanti TB hai? Ne avrai 10? Di fatto. 1000 euro in 8 mesi, wow, madonna. Che figata. Hai capito il discorso? Wow. Io ho 31 anni, 1000 euro in 8 mesi, che c***o sono? Non voglio scoraggiarvi, se volete farlo fatelo, però io non ci trovo un senso logico. Vabbè, esco con gli spoiler, no? Ovviamente, non dico come stipendio fisso. Ah, ok, vabbè, io ragiono per me, infatti. Per me non ha senso, capito? Non ha proprio senso il discorso, perché terrei fermi dei soldi che io ogni mese ho bisogno di avere. No, Marco, allora spero tu capisca quello che voglio dire. È che, secondo me è uno sbatto che non ha senso. Poi, ripeto, spero che mi capiate. Adesso io sono molto duro e cattivo su certi argomenti perché mi sta sul chi ne fa da portavoce, specialmente questi piccoli youtuber che ti dicono investi sul sigillato e poi non... la gente ci crede purtroppo perché
lo youtuber a volte diventa un punto di riferimento per le persone, anche se è piccolo. Magari se sembri uno che ne sa, la gente ti segue e segue i tuoi consigli, capito? No, ma allora aspetta, Suba, io non è che non ho le cose investite, le ho in un certo senso, perché io ho lo shop, la roba invenduta diventa investimento, capito? Io ho tante bustine che, tante in realtà, tante tante, stanno salendo, non c'è chissà cosa che per Vistar Universe, Vmax, Climax, robe così. No, se ne frega, preferisco mettere nelle mystery box e dar valore alle mystery box, capito? Non so come dire, non mi interessa di venderla boh, a 5 euro in più e farci il... quello, senza far nomi, quelli che chiamano il minchia il plus di percentuale. Se ne frega, se fai 100 euro dopo un anno e mezzo, wow, culo. 200 euro, ne fai 300 e basta, cioè, quindi... Il ciclo vitale di quel box che hai tenuto è durato un anno, l'hai tenuto lì a guardarlo, poi 300 euro in più, capito? Boh, magari il prossimo set di Brocket potrà essere investimento per un discorso nostalgia. Ripeto, io non lo farò. Io compro quelli che devo comprare, compro quelli che devo sbustare per le live. Buona. Cioè, io compro, se me lo chiedete, li compro, ve li vendo, basta. È buona. È semplicemente questo. Non ho proprio cazzi di tenere roba sigillata. Io preferisco avere le carte... Tenere le carte, se proprio, basta. Poi sì, voglio ripetere questa cosa, io non voglio cercare di aver ragione né torto, perché comunque stiamo parlando di scelte di vita, non o scelte che si fanno nella vita. Se uno vuole il sigillato, che se lo pigli, cioè, faccio quel che vuole. Per me, ripeto, ha veramente poco senso. Ma poi sto pensando tipo a un ipotetico futuro, che poi arriverà in realtà, dove esce il Septim Rocket. Allora, ti dico già come funziona in Giappone. In Giappone i prezzi sono già più alti all'uscita, quindi non mi conviene prendere più box, perché non me ne frega niente di prendere più box, tanto costano già di più. Se succede come 151 è così, matematico proprio. Invece, discorso diverso si può fare in Italia, dato che i fornitori avranno le scorte a prezzi di retail, allora lì lo prendi. Al di là del fatto che il set sarà o meno... Comunque, che ti farà fare soldi sul lungo periodo? Boh, io cercherò di fare le mie cose, i miei contenuti, le mie live, cercherò di sbustarlo, cercherò di stare tranquillo con Pokémon e di non vederlo sempre solo per forza come soldi. Perché ti dico, io lavoro così con le carte e cioè devo un po', boh, perde un po' quel valore che hanno i Pokémon per me, che ci sono cresciuto. Poi se mi piace il box e tutto, terrò un box, ma non per farci... 400 euro fra un anno, 500 euro fra un anno, proprio, cioè, è proprio una questione di interesse, non me ne frega niente di fare queste cose. Poi molti ho sentito che dicono tra un paio di anni il mercato delle carte si ristabilizzerà, ma si è già stabilizzato più volte, è ritornato a farsi fottere, si è ristabilizzato, un po' me le ricordo queste fasi, dovrei fare un po' mente locale, però le so perché le ho vissute da venditore, cioè, negli ultimi 4 anni, poi non dico altro. Non dico per gli anni precedenti. Impossibile, stanno travolgendo ogni mercato. Secondo me sarà sempre peggio visti i nuovi e sempre maggiori nuovi collezionisti esperti di condizioni. Personalmente non riuscirei mai a tenere un box chiuso, ma manco io. Cioè io ce ne ho un sacco chiusi qua, ma perché sono quelli del mio shop. Boh, non so, io sono un po' strano, ma perché ci lavoro, capito? Magari capisco chi non ci lavora con Pokémon ha un pochino più di tentazioni. Io sono un sacco di bustine e non le apro. Sta... Penso sia abbastanza normale. Diventano delle occasioni per me le aperture. E poi, sincero, adesso non guadagno ancora abbastanza da potermi permettere di sbustare così a caso. La mia collezione continua a crescere grazie alla compravendita che faccio. Ogni tanto mi prendo qualcosa per me e lo conto come gratis, perché sono carte che fanno parte di lotti che mi fanno guadagnare, quindi tengo qualche carta. Ma se avete soldi da investire, giocate in borsa o criptovalute nuove? Io consiglierei le cripto, perché tutti gli amici che hanno messo soldi sulle cripto e li hanno lasciati lì per anni, sono salite. Poi, ovvio, non ho la sfera di cristallo. Poi comunque anche una rottura, stare con l'ansia e capire se possa salire o scendere. Io infatti invece non voglio assolutamente quest'ansia, non me ne frega proprio di avere quest'ansia, basta proprio. Non... So che sto facendo bene le cose, va bene così, basta. Non ho bisogno di altre ansie. Negli ultimi 4 anni in realtà ci si sono proprio alzate di botto col discorso Logan Paul dei Charia. Sì, però ci sono stati dei up and down veramente, veramente importanti, soprattutto col giapponese. Io sono sempre stato fissato col giapponese, ho comprato molti box giapponesi, ho visto delle cose assurde veramente.
da un mese all'altro, prezzi raddoppiati e robe simili, veramente fastidiose. Marco, sarà difficile che crolli il mercato Pokémon. Vabbè, allora mi sono espresso male, crollo dei mercati che ci sono all'interno di Pokémon, per esempio quando l'Occidente tipo non caga molto il giapponese, io mi sono espresso male. Io ho pensato tipo è crollato il mercato giapponese perché non se lo inculava più nessuno per un certo periodo, poi tutti sul giapponese, poi tutti sul coreano, per poco è durato il coreano, pochissimo in realtà, e poi adesso il giapponese sta ricrollando perché tipo l'anno scorso c'erano prezzi più alti, adesso è ricrollato di brutto e i box li ricompro finalmente a prezzo di retail, e quello intendevo. Poi ovviamente correggetemi se dico che ci sta, comunque non sono Dio sceso in terra che sa tutto, anzi ho tantissimo da imparare. Il Lost Blender però non lo fotografiamo. E dice, Fabio, in caso Fabio, in caso crollasse anche leggermente sarà il momento di comprare ancora di più e rivendere quando risalirà. Ecco, anche quello lì è una cosa che non penso proprio di fare, perché mi fanno paurissimo questi discorsi. Ripeto, fatelo voi se ve la sentite, io ho paura di questi discorsi. Se voi volete utilizzare i vostri soldi così, fatelo. Io era che paura quando scende un set o quando scende una porzione di mercato, andarci a investire così, che in realtà ha una logica dietro veramente forte. Veramente, di solito si fa così per gli investimenti. Io ho paura, io faccio le cose nel breve termine e via. Cartina poco importante questa, Luchino. Ma comunque streamer importanti fanno sempre pubblicità box break e comunque il mercato rimane a prezzi più alti. No, ma io non sto dicendo che sta calando, Sto dicendo che il mercato giapponese adesso è tornato ai prezzi normali. Dico crolla perché rispetto a prima, che costava tutto praticamente il doppio, è crollato, è ricrollato. Forse ho un uso improprio della parola crollare, però bene o male è quello. Per ora so che c'è tanto potenziale con Pokémon, mi diverto a fare i video e mi piace non andare a lavorare per qualcuno, e che quindi posso lavorare per me stesso. Con Pokémon ci sono cresciuto, mi va bene così per ora.